Anche quest'anno al via la Tre Giorni, dedicata alla Fiera dell'Agricoltura, 28esima edizione, grande partecipazione. Grande partecipazione, tante novità, tanti nuovi espositori, purtroppo tanti sono rimasti fuori, ci arricchiamo di una nuova area dedicata al bio, dedicata alla convegnistica, grazie alla collaborazione con l'Istituto Rozzi e con Caterina Provvisiero, con la preside. Ringrazio tutto il corpo docente e tutto il corpo discente, perché grazie a loro abbiamo potuto allestire questa nuova area di fronte all'area dell'Istituto Rozzi. Noi vogliamo riportare la Fiera dell'Agricoltura ad essere un evento di livello non più solamente locale, ma essere un evento di livello regionale, di livello nazionale, perché ce lo meritiamo, perché questa fiera ha tutti i numeri per essere al pari di tante fiere che oggi hanno valenza nazionale. Stiamo per pubblicare il bando relativo al primo insediamento giovani in agricoltura, sono 15 milioni di euro per il primo bando, il secondo lo ripeteremo nell'autunno prossimo, sono fondi fondamentali affinché i giovani possano entrare nel mondo agricolo regionale. Ricordiamo che i nostri imprenditori nella nostra regione hanno in media 64 anni di età, c'è bisogno di una rigenerazione complessiva della classe imprenditoriale che tanto ha dato alla nostra regione e alla nostra economia. Ma adesso, grazie all'impegno dei giovani, agli studi, alla ricerca, all'innovazione, possiamo ulteriormente migliorare le attese e le performance del mondo agricolo. Questa è una manifestazione che è diventata storica e che io ritengo molto importante per, direi, alimentare questo processo di cambiamento che ci deve essere un po' in tutti i settori dell'economia, ma nel settore dell'agricoltura in modo particolare, perché abbiamo scoperto che le eccellenze della nostra provincia, del nostro Abruzzo, vanno coltivate e vanno potenziate. Beh, l'assessore Pepe ha dichiarato questo impegno particolare, direi, della regione, e bisogna dire che Pepe è un uomo molto dinamico, molto, che devo dire, concreto.